Premierato, presidenzialismo, semipresidenzialismo e chi più ne ha più ne metta. Anche tu ti sei accorto che nella nostra democrazia c'è qualcosa che non funziona? Nessun problema. Come accade immancabilmente con ogni nuovo governo, anche il governo Meloni ha la sua bacchetta magica a forma di riforma costituzionale. Obiettivo, come sempre, garantire la governabilità. Ma sono davvero la nostra Costituzione e l'eccessivo ruolo del Parlamento ad aver mandato in crisi la democrazia in Italia? A ben vedere, queste discussioni sulla nostra Costituzione formale sembrano utili solamente a distrarci dai veri problemi, molto più sostanziali, che hanno progressivamente distrutto la nostra socialdemocrazia e che ci hanno privato di qualsiasi sovranità. Dopo il trentennio d'oro, che va dall'immediato dopoguerra all'uccisione di Moro nel 1978, durante il quale l'Italia era stabilmente tra le prime 6 potenze economiche mondiali e nel quale il 99% ha visto un incredibile miglioramento delle proprie condizioni di vita, è infatti cominciata quella controrivoluzione neoliberista e quella politica del vincolo esterno che ci ha, anno dopo anno, messo in ginocchio. E allora, invece che continuare ad illudersi che modificando la Costituzione del 48 l'Italia ricomincerà a correre, sarebbe forse arrivata l'ora di mettere in questione le vere cause di questo disastro, dal fallimento dell'integrazione europea, al nostro rapporto con gli Stati Uniti, alla nostra cultura sempre meno imperniata da valori comunitari e solidaristici. In questa puntata cercheremo di capire come fece l'Italia negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale a diventare una delle nazioni più sviluppate al mondo e ripercorreremo i passaggi politici decisivi negli anni tra la Prima e la Seconda Repubblica che hanno stravolto per sempre il volto della nostra ex democrazia. Un'analisi necessaria perché, come scrive anche il professore di filosofia del diritto Alfredo Dattorre, ogni superamento della condizione attuale di crisi e svuotamento della rappresentanza democratica dovrà fare i conti con una ricostruzione realistica delle origini e delle implicazioni del passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica, ben oltre le caricature propagandistiche che hanno dominato negli ultimi anni. Nel 1799, Vincenzo Russo, patriota e martire della Repubblica Partenopea, così dichiarava: «La democrazia non consiste nelle favole della Costituzione democratica. Questa soltanto accenna a quello che si debba fare per avere democrazia, ma da se stessa non fa. La democrazia conviene piantarla negli animi». Ma a più di 200 anni di distanza, sembra che questo messaggio non ci sia ancora arrivato. Una repubblica, scrive giustamente il giurista Umberto Vincenti sulla Fionda, non è semplicemente una struttura normativa, e cioè una certa forma di Stato o di governo. Il termine repubblica si riferisce a qualcosa di molto più profondo e strutturale, e cioè la partecipazione al potere dei cittadini. In astratto, quindi, non ci sarebbe alcun problema a modificare anche in profondità la Costituzione del 48, ma nella realtà dovrebbero essere gli attuali rapporti di forza a dover essere cambiati, altrimenti ogni modifica costituzionale non sarà altro che espressione degli attuali poteri dominanti. Come dovremmo aver capito ormai tutti, nel 2024 i rapporti di forza sono tutti a favore di una ristrettissima oligarchia che vorrebbe portare a termine la devastazione sociale del nostro paese senza avere come ostacolo la Costituzione o il Parlamento. Ma non è sempre stato così. Nel 1948, ad esempio, i rapporti di forza erano molto diversi e quella Costituzione ne fu la perfetta espressione. L'Italia uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, fondata sulla resistenza antifascista, è un'Italia in cui le masse popolari e le loro organizzazioni hanno un potere enorme e sono in grado di imporre al capitale e all'elite al suo servizio un equilibrio politico e sociale di cui l'intero paese beneficerà per 30 anni. Nel periodo successivo, infatti, la tanto bistrattata Prima Repubblica riesce a far sprigionare gran parte delle potenzialità della nostra nazione. Sul piano economico, l'Italia diventa una delle prime 6 economie del pianeta, con una crescita media annua della produttività che si mantiene su livelli superiori a quelli di Francia e Germania. Per la prima e unica volta nella nostra storia unitaria, gli indici economici segnalano anche una riduzione del divario nord-sud, a partire dai dati sul PIL pro capite. Un risultato reso possibile anche da una relativa autonomia sia della politica economica che anche di quella monetaria, in grado da un lato di assicurare il legame tra politica fiscale e monetaria e dall'altro di mantenere un elevato livello di controllo sul movimento dei capitali.
Questo impianto, scrive Alfredo da Torre, ha consentito il mantenimento di una lunga stagione di cambi sostanzialmente fissi, che in quel contesto hanno fatto della lira una delle valute più stabili al mondo. Sul piano politico, grazie ad una forma istituzionale parlamentare imperniata sul sistema dei partiti, e in particolare grazie alla presenza del più grande partito comunista d'Occidente, l'Italia conobbe una stagione riformatrice senza precedenti, che la trasformò in un paese ricco, piuttosto democratico e con una chiara inclinazione socialista. È la stagione delle grandi conquiste nel campo dei diritti civili e sociali e di una straordinaria partecipazione dei cittadini alla politica. Ancora a metà degli anni 70, gli iscritti ai partiti di massa superavano i 4 milioni e la partecipazione dei cittadini al voto superava in media il 90%. Sul piano geopolitico, la posizione dell'Italia come paese di frontiera è un fattore che garantisce una notevole rendita di posizione politica ed economica, sia rispetto all'occupante americano, sia rispetto ai paesi del Mediterraneo. Collocazione che la nostra classe dirigente riesce a sfruttare sapientemente. Insomma, un equilibrio retto da un certo tintinnar di spade, secondo l'espressione utilizzata da Pietro Nenni, e in apparenza fragile per il continuo alternarsi di governi dalla durata media inferiore ai 12 mesi. Ma in realtà forte e stabile nei suoi indirizzi politici di fondo è che permise anche un grande fermento artistico e culturale, e soprattutto di resistere ad un'offensiva terroristica portata avanti su più fronti, evitando derive di tipo greco-cileno. Tutti questi elementi essenziali vennero però meno con il vento neoliberista proveniente dal Nord America e con la drammatica caduta del blocco socialista. In particolare, le cose cominciarono a cambiare nella seconda metà degli anni 70, in coincidenza con il cambio di contesto economico internazionale legato al superamento dell'assetto di Bretton Woods e del keynesismo, in una parola, con l'inizio della grande controrivoluzione neoliberista. Questo mutare di contesto, i cui effetti vennero accelerati dalla crisi petrolifera, convinsero parte rilevante del capitalismo italiano e dei ceti dirigenti ad esso collegato che il vecchio equilibrio economico e sociale doveva cambiare. Comincia così quello che è stato definito lo sciopero degli investimenti di consistenti settori del mondo finanziario e industriale, che accentua la spinta verso la progressiva liberalizzazione dei movimenti del capitale. È questa la svolta decisiva, che rese di fatto impossibile una politica economica e monetaria autonoma sul piano nazionale. Guido Carli e Tommaso Padoa-Schioppa, scrive Alfredo da Torre, hanno parlato al riguardo di un quartetto inconciliabile. Le quattro variabili che secondo Carli e Padoa-Schioppa non possono mai coesistere sarebbero 1. La piena libertà degli scambi commerciali. 2. La completa libertà di movimento dei capitali. 3. L'esistenza di cambi fissi o governati. E 4. Una politica monetaria autonoma a livello nazionale. La rinuncia all'ultimo elemento viene così presentata come una necessità inderogabile per evitare una ricaduta e il conseguente continuo riaccendersi di una dinamica inflazionistica. Parte così un percorso che si snoda dall'adesione al sistema monetario europeo del 1979, al divorzio Tesoro Banca Italia del 1981, fino poi all'Atto Unico Europeo del 1986, al Trattato di Maastricht del 1992 e all'ingresso nella moneta unica nel 1999. Un successone che tra i vari entusiasmanti risultati porta tra gli anni 80 e 90 anche ad una crescita del debito pubblico italiano dal 58% al 120% del PIL. Sul piano politico, poi, l'attacco alla partitocrazia con la scusa di restituire il potere ai cittadini si è concretizzata in un'egemonia dell'antipolitica, che alla fine ha semplicemente avvantaggiato le oligarchie economiche e i nostri cosiddetti alleati europei e americani, sempre pronti a banchettare sulle nostre debolezze. Il sistema maggioritario, che avrebbe dovuto restituire lo scettro all'elettore, si accompagnerà invece ad una costante diminuzione nella partecipazione dei cittadini al voto, con un astensionismo che ormai tocca il 40% nelle elezioni politiche e il 50% alle amministrative. In questo contesto, la stessa dialettica politica, anche in virtù dell'irrigidimento del vincolo esterno, si è ridotta a mera competizione elettorale di potere tra partiti ideologicamente sempre più indistinguibili. La combinazione di sistema maggioritario e forte irrigidimento del vincolo economico esterno, conclude il professor da Torre, è il vero DNA della Seconda Repubblica.
un DNA che ha sostituito la sovranità popolare, che prima si esprimeva nel continuum partiti, parlamento, governo, con la sovranità tecnocratica e finanziaria americana e comunitaria. Per tornare alle riforme costituzionali, sembra quasi di sentirlo il rumore della mente dei costituzionalisti che si ingegnano per trovare quella formula magica che garantisca al tempo stesso governabilità e rappresentanza. Un falso problema. Come scrive la professoressa di diritto pubblico Fiammetta Salmoni, sempre sulla Fionda, infatti, l'integrazione europea, i trattati, il mercato aperto in libera concorrenza, la stabilità finanziaria, la stabilità dei prezzi e così via, hanno già trasformato radicalmente sia la nostra forma di Stato, sostituendo i principi fondamentali costituzionali, come la garanzia dei diritti sociali, l'eguaglianza sostanziale, la finanza redistributiva, sia la forma di governo. Sarà certo qualche magica formuletta giuridica a restituirci ciò che ci è stato tolto. Insomma, se anche tu credi che in queste condizioni sostanziali e strutturali modificare o non modificare la Costituzione sia un problema del tutto falso e strumentale, e se anche tu vorresti che l'Italia tornasse ad essere una repubblica democratica, abbiamo bisogno di un media veramente libero e indipendente che non si faccia prendere in giro da queste campagne di distrazione di massa. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su PayPal o GoFundMe. E chi non aderisce è Matteo Renzi.